Purtroppo la guerra in Ucraina ha portato questi costi allucinanti alle imprese, si parla di costi delle materie prime, si parla dei costi incredibili del gasolio e anche costi dell'energia che stanno veramente mettendo a dura prova le nostre imprese. A questo si aggiunge un periodo siccitoso incredibile. E quindi le imprese sono veramente fortemente in difficoltà. Sono queste le principali criticità con le quali il mondo dell'agricoltura aretina deve fare quotidianamente i conti, tematiche portate adesso con forza da Serena Stefani, presidente della CIA, alla vicepresidente della Regione Toscana ed assessore all'agroalimentare Stefania Saccardi. È sicuramente una delle questioni che abbiamo voluto approfondire è sicuramente il tema dell'acqua, la necessità di sviluppare anche in Toscana una adeguata politica irrigua e per quanto riguarda il territorio aretino sicuramente strategico sarà completare il sistema della distribuzione dell'acqua della diga di Monteloio e pensare al ripristino, recupero e anche sviluppo di nuovi piccoli invasi che diano risposte invece a quelle zone dove l'acqua della diga non può essere portata. È chiaro che in un momento come questo c'è bisogno di coraggio da parte della regione, prima di tutto per fare delle modifiche normative che consentano anche agli imprenditori agricoli di poter realizzare e ripristinare i propri invasi aziendali in maniera più snella dal punto di vista burocratico, ma serve anche coraggio perché servono delle scelte nei territori per poter fare anche nuovi invasi che fino ad oggi purtroppo non sono stati fatti.